Vedrai. Tu te la caverai dal tuo processo, ma io otterrò soddisfazione con il mio. Contro chi hai deposto la tua accusa? Contro mio padre. Tuo padre? Ahimè sì, Socrate. E di cosa lo accusi? Di omicidio. Ha forse ucciso qualcuno della famiglia? No, ma perché mi fai questa domanda? Beh, non trascineresti tuo padre in giustizia per l'uccisione di un estraneo? E perché no? È strano, Socrate, che tu faccia differenza fra la morte di un estraneo e quella di un congiunto. La sozzura è la stessa. E se uno è a conoscenza di un crimine, deve purificarsi perseguendo questo assassino, chiunque sia il criminale e chiunque sia la vittima. Ma cos'è successo? Il morto era un uomo di fatica in una delle nostre fattorie. Aveva bevuto ed ha colpito un compagno e l'ha ucciso. Mio padre l'ha fatto allora gettare in un fosso e ha mandato qualcuno ad Atene per sapere come trattare la cosa. Nel frattempo non si è preoccupato dell'uomo che intanto moriva nel fosso. La gente mi rimprovera dicendo che è empio da parte di un figlio accusare il padre. E che non sanno, Socrate, cosa è la pietà. Io lo so. Non ci sarebbe differenza tra la gente comune e me se non lo sapessi. Allora, mio caro, spiegamelo, te ne prego. Questo mi sarà utile per il mio processo. È pietoso quello che faccio. Perseguire in giustizia colui che è colpevole di un crimine, anche se è il padre, la madre, il figlio. Zeus, il più giusto degli dei, ha incatenato suo padre Urano per punirlo perché aveva divorato i propri figli. Considerate le accuse che sono formulate contro di me, non sono affatto disposto a parlare della divinità, ma fra noi credi proprio che le cose si siano svolte così fra Zeus e suo padre? Certamente. E conosco dettagli più curiosi di quelli che il volgo comunemente conosce. Credi dunque che vi siano dei conflitti fra gli dei? Sì. E potrei sulla storia degli dei raccontarti delle cose che anche tu, Socrate, ne resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dèi. Ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma sei mai detto che gli dèi lottano gli uni contro gli altri? E infatti? Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. È evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un dio e dispiacere a un altro dio? Certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dèi. Ossia, allo stesso tempo, pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Un'altra volta, Socrate. Ho da fare e ti saluto. E adesso occupiamoci del nostro processo.